Salve a tutti, un nuovo tutorial per Apple Script, una piccola semplice applicazione. Apriamo il nostro editor, Tell Application, nel mio caso TeamViewer. TeamViewer è un'applicazione per il controllo del computer attraverso il remoto, può essere anche un'altra applicazione, giusto per esempio. Tell Application Activate, poi chiudiamo il nostro comando tell, scusate, mi sono confuso. Activate end, qui va end tell, come vedete tre righe, lo compilo, adesso è tutto giusto. Vediamo, guardate qui un attimo in basso. Faccio partire lo script. Cosa fa questo script? Praticamente mi fa partire la mia applicazione TeamViewer. Eccolo qui, TeamViewer. Come dicevo, per chi non lo sapesse, TeamViewer permette, è gratuito, permette il controllo del Mac da un altro computer in remoto. Appunto, questo piccolo script mi permette di accedere, di far partire TeamViewer. Faccio vedere di nuovo, come vedete TeamViewer partito subito. Un'altra volta, eccolo qui, appunto, piccolo script, tre righe di script, abbiamo fatto partire un'applicazione. A questo punto salviamo il nostro script, lo salviamo per comodità nella scrivania. Team, scrivo team tutorial. A questo punto andiamo sul nostro hard disk, sul Mac, andiamo a cercarci la cartella utenti, nel mio caso la cartella con il mio nome utente. Mi vado a cercare la cartella libreria, dopodiché scelgo Application Scripts, la apro e mi vado ad aprire la cartella com.apple.mail. A questo punto mi trascino il mio script su questa cartella com.applemail. Adesso capirete anche il motivo. Vado sulle preferenze di Apple Mail. Appuntato sulle preferenze su Apple Mail, aggiungo una nuova regola. Io aggiungo qui un'importanza, scrivo ad esempio, giusto per distinguere dalle altre regole, tutorial o da tutorial uguale. Cosa voglio che succeda? Qui definisco cosa deve succedere. Mettiamo oggetto. Se l'oggetto contiene la parola tutorial, Apple Mail deve eseguire un'operazione. In questo caso esegui Apple Script, e come vedete qui ho il mio script che ho salvato sulla cartella. Faccio ok, non applico adesso. Velocemente mi scrivo una email a me stesso per verificare se la regola funziona e quindi anche lo script. Scrivo un'email, oggetto come avevo detto, come avevo definito, tutorial, test. Mi scrivo un'email, un attimo, vediamo che la mail arriva. Ecco, la mail è arrivata, e come vedete la mail è arrivata e TeamViewer si è acceso, è partito TeamViewer. Insomma, questa possibilità ci dà la possibilità, non essendo a casa, scrivendoci
una email di eseguire un'operazione predefinita con Apple Script, una cosa molto interessante. Nel mio caso, utile, sono fuori casa, voglio accedere al mio computer, ho dimenticato TeamWeaver spento, mi scrivo un'email a me stesso e so che nell'arco di 2-3 minuti TeamWeaver si accende da solo, appunto perché ho definito questa regola. Va bene, vi ringrazio, alla prossima, ci vediamo al prossimo tutorial. Spero di essere stato utile. Lo trovo una funzione molto interessante, appunto con le regole di Apple Mail, far attivare o far eseguire una piccola operazione con Apple Script.